Mi chiamo Bazzucchi Simonetta, sono una pensionata di 60 anni. Ho lavorato dal 1969 al 1997 in questa azienda, al lanificio di Ponte Felcino, che a suo tempo e fino al 97 diciamo che è stato il fulcro del paese e delle zone limitrofe, perché era una delle pochissime aziende abbastanza consistenze che davano lavoro a tutto questo circondario. Parte della squadra di Vladimiro Boccali, come ho detto, ripartirei dal lavoro, ma ripartirei anche dal recuperare un concetto di rispetto della città in cui viviamo per renderla un po' più bella, un po' più presentabile. In questo momento fare impresa è difficile ovunque, in tutta Italia, in tutti i capoluoghi. A Perugia è molto difficile, per tre semplici motivi. Il primo, non abbiamo collegamenti. La seconda è infrastrutture, materiali e immateriali. La terza sono i flussi economici e finanziari, le banche. Ho vissuto la ristrutturazione in tutta la via, piano piano, con gente diligente, con tanti commercianti molto in gamba, che hanno voluto dare un altro aspetto a questa via. Una via che è molto viva, non ci sono spacciatori, non ci sono drogati. Una città con dei servizi di livello, un grado di apertura e di inclusione verso gli altri elevato, direi. Per quello che riguarda la sanità umbria, io ho un rapporto molto sentimentale da questo punto di vista. Io vedo Perugia come la città che mi ha salvato la vita da quel terribile cancro che mi aveva colpito. Ho ricevuto cure eccezionali sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sentimentale, dall'amore con cui sono stato curato. Sarò per sempre grato a questa città. Oggi parliamo di Perugia e io credo che in questa città, visto e quanto questo comune dà importanza allo sport, io credo che debba continuare a lavorare sotto questo senso. Perugia è una grande realtà universitaria da tempo. Penso che questo sia dovuto in particolare alla sua realtà proprio di sedi universitarie, una grande presenza di sedi universitarie nel suo territorio, ma anche alla realtà cittadina che ha saputo nel corso degli anni accogliere gli studenti e ha saputo non far sentire semplicemente ospiti indesiderati, ma creare una realtà culturale e sociale che li includesse. Forse per la prima volta, ma è un grande obiettivo quello di essere forti e di candidare tutti insieme Perugia alla capitale europea della cultura 2019. Questo fa sì che diventa una leva importantissima per tutta la comunità, a livello di alzare la qualità della vita e anche a livello economico. Perugia so che è candidata, no? Per diventare, insomma, capitale culturale, no? Per far questo bisogna rimboccarci le maniche. Il recupero di zone, il reinvestimento in edifici industriali come questo qui, no? Non questo, quello vostro. È bello recuperare, no? Appunto perché è un valore. Personalmente penso che di questi sindaci ce ne vorrebbero una decina, come Boccali in Umbria. Se giocasse nella mia squadra lo farei alzatore, palleggiatore, perché è una testa pensante, quindi il signor Boccali. Quindi io l'alzatore è quello che pensa e distribuisce il gioco nel volley. Capitale comune per me è dare lavoro ai giovani. Condivisione e la solidarietà di questo momento di crisi. È una realtà di tutti quanti, è una realtà che va condivisa, è una realtà che deve essere accogliente ed inclusiva. Capitale comune per me è uguale a patrimonio della comunità. Capitale di cultura, è cultura di tutto il mondo. Radici, orgoglio d'appartenenza,
a una bella tavola imbandita dove ognuno porta qualcosa e il dasse una mano per mangiare tutti. Forza Vladi, Madonna, dagli tutto!